Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video degusta box, eccola qui. Se ancora non sapete di cosa si tratta, vi invito ad andare a vedere giù in info box perché trovate tutti i dettagli e anche il codice sconto. Ma io, come tutti i mesi, voglio condividere con voi il contenuto, quindi andiamo subito a vedere che cosa c'è dentro. Cominciamo subito da un prodotto che vedo qui posato sulla superficie, ossia il Raffaello. Io adoro letteralmente i Raffaello, mi piacciono tantissimo, li compro spesso e sono contentissima di averli trovati nella degusta box. Non so se sia una specie di regalo in previsione della Pasqua, che comunque si sta abbastanza avvicinando, perché non era mai successo di trovare nella degusta box i Raffaello, ma io sono felicissima perché, come vi dicevo, mi piacciono. L'associazione cocco e mandorle per me è veramente favolosa. Poi andiamo avanti con le golosità, perché vedo un pacchetto di wafer della marca Loacker, che è veramente ottima secondo me, ma questi sono particolari perché sono con farina integrale, multicereali, ricco di fibre, non ci sono OGM, 100% gusto naturale, meno 30% di zuccheri e inoltre sono anche incartati con carta riciclabile. Sono i classici wafer, però hanno la farina integrale e multicereali. Sono molto curiosa di assaggiarli, non li avevo ancora visti, ma sono sicura che sono buonissimi perché secondo me la Loacker è sempre una garanzia, almeno per come la vedo io, è un'ottima marca. Vado avanti con un altro prodotto che mi ispira moltissimo. Si tratta di questi mini cracker, perché sono proprio piccolini, vedete, sono quadrati, sono fatti così. E sono con farina di tipo 1, semi di sesamo, papavero e lino. Anche questi, secondo me, li apprezzerò tantissimo perché sono proprio il genere di cose che piacciono a me. Quindi questi come sostituto del pane per accompagnare un contorno, un secondo, sicuramente li gradirò. Vado avanti con un altro prodotto che uso tantissimo in cucina, ossia il succo di limone. Questo qui già spremuto, questo è della marca Limmi, limoni di Sicilia ed è ottimo. Io lo compro spesso, c'è anche il tagliandino, però si era staccato. Eccolo qua. Io questo davvero lo compro molto spesso, ne ho sempre uno di riserva in frigo perché almeno quando finisce quello che sto usando ho subito quello nuovo, lo utilizzo sulla carne, lo utilizzo sul pesce, lo utilizzo sulle cotolette alla milanese, lo utilizzo veramente in un sacco di modi. Mi piace molto e sono contenta di averlo trovato. Poi vado avanti con un altro prodotto abbastanza goloso, anche se non ha zucchero perché è senza zucchero, però sto parlando delle caramelle Golia. Queste qui sono multivitamine, hanno vitamina C, vitamina B3, B5, B6 e sono al gusto frutti assortiti. Queste anche sono abbastanza buone, abbastanza golose perché comunque sono caramelle, anche se io non sono una grande consumatrice di caramelle, però conosco una persona che le gradirà moltissimo. Vado avanti con un altro prodotto particolare, ossia la maionese fatta con lo yogurt. Questa è senza conservanti ed è fatta con yogurt magro, ideale per pasta e insalate della marca Calvé. Io non l'ho ancora provata, anche se non è la prima volta che trovo la maionese fatta con lo yogurt nella degusta box. Però a dire il vero l'ho sempre regalata a mia madre perché io la maionese non la uso. La usavo tantissimi anni fa, quando ero più giovane, la mangiavo anche così spalmata nei tramezzini, poi ho smesso completamente di mangiarla. Però questa, siccome è in tubetto, potrei tenerla io invece perché magari la uso dopo tantissimi anni per condire un pochino il pesce o per farmi un'insalata russa. Insomma, potrei provare a vedere se fa ancora parte dei miei gusti, se è ancora in linea con il mio palato. Vi farò sapere. Poi andiamo avanti con un altro prodotto che io apprezzo sempre tantissimo, ossia le barrette con arachidi, mandorle, nocciole. Sono cose che mi piacciono tantissimo. Queste sono ricche di proteine con un pochino di caramello, però comunque a me in generale queste piacciono moltissimo. Molto spesso mi compro magari quelle della Kellogg's alle mandorle, comunque quando trovo
trovo le barrette sono sempre felice. Poi andiamo avanti con una bevanda a base di soia, credo che sia tipo latte di soia, anche se non si può più chiamare così, ma tanto per capirci. Non sono cose che io utilizzo, in realtà a me non piace il latte normale, figuriamoci quello di soia. Quindi non è una cosa che io consumerò, però magari lo regalo a mia madre che so che ogni tanto lo utilizza. Comunque è un litro di latte, di bevanda alla soia e sicuramente è un ottimo prodotto. Poi vado avanti perché qui c'è un prodotto misterioso, fasciato così e quindi non si capisce mai di preciso cosa c'è dentro. Una marmellata di fragole con 80% di frutta. Della marca Darbo Gusto Infinito, spero si pronunci così. Comunque una marmellata alle fragole è molto gradita. Io tutte le mattine a colazione mangio la marmellata, la classica fetta biscottata con la marmellata di solito non manca mai e quindi apprezzo moltissimo. Poi c'è un altro prodotto misterioso, vediamo che cos'è. Credo sia un succo di frutta, vediamo se ho ragione. È un frullato mix frutta gialla, mango, pesca e arancia. A me non piacciono tanto i succhi di frutta, devo dire che non è una cosa che bevo molto spesso, però comunque sono prodotti buoni che sicuramente qualcuno in casa gradirà. Poi l'ultimo prodotto è una tisana della Bonomelli. Infusione caldo freddo, all'interno c'è radice di cicoria, semi di psyllium, spero di averlo pronunciato correttamente, e inulina. Qui c'è scritto che è una tisana prebiotica che contribuisce all'equilibrio della flora intestinale. Sicuramente Bonomelli è un'ottima marca, ma io in questo caso non utilizzo questo genere di prodotti, non utilizzo tisane in generale, non utilizzo integratori che contribuiscano all'equilibrio della flora intestinale, perché nel mio caso anziché equilibrare creano casino, quindi lascio perdere, non sono proprio prodotti che fanno per me. Però al di là di questo, comunque sicuramente è un'ottima marca e credo di poter trovare qualcuno che invece l'apprezza perché magari ne trae giovamento. Questo era l'ultimo prodotto, fatemi sapere nei commenti quale di tutti questi prodotti vi attira di più, vi piace di più, quale vorreste provare. Io come sempre vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.